Allora, in attesa dell'inaugurazione di questo intervento di restyling urbano, di piccolo arredo urbano che avverrà appunto giorno 20 pomeriggio qui a Nola, sul nostro monumento di Augusto Imperatore, si è deciso appunto di intervenire con delle opere che consentano, diciamo, un minimo di decoro di questo spazio, e quindi realizzeremo appunto delle panchine su dei supporti in pietra lavica, e verrà arredato il tutto sia con dei pannelli illustrativi e con un minimo di fioriere che ridaranno un senso appunto a questo spazio della città. Per i cittadini, consigli per i cittadini? Consigli per l'uso, amare la propria città. Amare la propria città. Quindi... E soprattutto conservarla e avere la capacità di continuare in questo percorso di conoscenza dei propri monumenti e continuare nel futuro a tutelarli, ma soprattutto, ripeto, devono essere prima loro a conoscerli e ad amarli. Ma la manifestazione di giovedì è sponsorizzata? L'associazione dei Lions International, sì. Club Ottaviano Augusto, proprio in onore appunto dell'intitolazione della propria associazione all'imperatore, ha deciso appunto di adottare questo monumento per poter dare lustro a questo, che comunque rimane un monumento un po' sconosciuto poi tutto sommato all'interno del panorama cittadino. Ma ai cittadini si consiglia poi di non sedersi più... sedersi sulle panchine, due panchine che verranno realizzate, e possibilmente, diciamo, ecco, di adottare le fioriere poi che... Esatto. Insomma, quindi semmai anche gli stessi diciamo dehors che prospettano sulla piazza, che so, la Dogana, Barnico, potrebbero tranquillamente, come si dice, conciliarsi insieme, esatto, con il monumento, e quindi non necessariamente, ecco, creare degli spazi chiusi, ma stare insieme. Ecco. Grazie.